tifosi biancoscudati, ben trovati! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! Un campo mai semplice, un campo che non portava dei bellissimi ricordi a 10 anni di distanza dall'ultima volta e la Padova ritornava al stadio Silvio Piola di Novara. La Padova batte 3-1 il Novara di Marco Marchionni e conquista la terza vittoria sotto la gestione tecnica di Vincenzo Torrente. Dal colpo vincente, ovviamente, di una sempre decisivo Alyosha Basic, man of the match dello stadio Silvio Piola, gol che apre il match al 13esimo, l'assist con il quale Simone Rossini conclude di prima intenzione appena entrato e chiude definitivamente il match. Una grande partita per il giocatore classe 2002, man of the match, gol e assist e tanta intensità, corsa, ma soprattutto grande cuore per il nativo padovano. Bravissimo Alyosha Basic, secondo gol consecutivo, lontano lo stadio Euganeo, il sesto sigillo per un giocatore che si sta sicuramente affermando in questa stagione tra alti pochi, bassi molti. È sicuramente la nota più pregiata di questa stagione che non ci sta regalando grandissime soddisfazioni. E poi ragazzi, finalmente, finalmente, Bortogol, ragazzi, Mattia Bortolussi si è sbloccato nel match che doveva sbloccarsi contro la sua ex squadra, la legge più famosa del gioco del calcio, il classico gol dell'ex di Mattia Bortolussi. E a questo punto dobbiamo assolutamente salutare il signor Giovanni Tarantino che all'acquisto della Padova nella sessione di calciomercato, nella sessione invernale riguardante il calciomercato, aveva ribadito sul canale come Mattia Bortolussi non fosse questo grande attaccante. Però ragazzi, stiamo parlando di un giocatore che nelle ultime stagioni ha segnato la bellezza di 37 gol negli ultimi 3 anni e questo anno è andato a segno per ben 7 volte, perché dopo le 23 presenze con 6 gol nella prima parte di stagione sotto la gestione tecnica di Roberto Cevoli e Franco Semioli, ecco che le prestazioni sono arrivate nella città del Santo e quest'oggi, grazie ad una bella azione di Franchini, riesce a mettere a segno il primo gol con la nostra maglia, con la squadra biancoscudata. E andiamo ragazzi, e andiamo, che vittoria, che prestazione. Finalmente si è visto un Padova che ha combattuto, che ha messo orgoglio, che ha messo grande cuore, grande intensità. È stata finalmente una partita giocata con grande, grande intensità dalla formazione biancoscudata. Il miracolo, adesso esce come ogni video alla fine dei conti, il miracolo di Sant'Antonio. Il miracolo di Sant'Antonio, il Padova di Vincenzo Torrente sa anche vincere. Quest'oggi niente miracolo di Sant'Antonio Donnarumma. Grave errore peraltro, grave errore del nostro portiere che al 70esimo rimette in partita la formazione di Marco Marchionni che arrivava a questo match da dentro o fuori per quanto riguarda la zona playoff, da 3 sconfitte consecutive, 4 sconfitte nelle ultime 5 gare e da sottolineare comunque 5 sconfitte in 8 gare in questo 2023. Sicuramente non un grande momento di forma per
Una delle grandi delusioni di questo girone A di Serie C in questa 29esima giornata del campionato di Serie C del girone A, in cui ieri pomeriggio peraltro è arrivata l'ennesima prova negativa di una Vicenza che cade clamorosamente al Menti contro il San Giuliano City. Questi tre punti valgono doppio perché allontanano sempre di più i biancoscudati dalla zona calda della classifica, dalla zona playout. Padova che rientra all'interno della zona playoff e peraltro sfrutta anche la sconfitta della Juventus Next Gen al Nereo Rocco contro una Triestina in netta ripresa nelle ultime settimane. Adesso, settimana prossima, arriverà un'altra partita, un bivio per i biancoscudati che domenica allo Stadio Euganeo affronteranno l'ultima in classifica, il Piacenza di Matteo Abate. E speriamo che riusciremo a battere questa volta l'ultima in classifica. Sappiamo che il Padova ha grosse difficoltà quando affronta le squadre di bassa classifica, quindi attenzione al prossimo impegno. Per raccontare nei dettagli il match, Padova che è molto aggressivo con il diagonale al secondo minuto da parte di Michael De Marchi, Padova che passa al tredicesimo con il cross dell'ex rosanero Crivello, grande controllo di Basic che mette a sedere un paio di avversari, poi grazie anche a una deviazione batte Pelagotti per il gol del vantaggio biancoscudato. La reazione piemontese non si fa attendere con le conclusioni di un sempre insidioso Pablo Andreas Gonzalez, l'attaccante originale di Tandil, uno dei problemi principali del primo tempo. Attenzione alla munizione di Tentoni al 45esimo, decisiva in negativo per la formazione di Marco Marchionni. Inizio ripresa con il tap-in sotto porta di Mattia Bortolussi sull'azione spettacolare sulla fascia di Franchini. La riapre il Novara dopo l'espulsione di Tentoni e per doppia munizione per un fallo netto nei confronti di Basic a causa di una respinta corta fuori area da parte di Antonio Donnarumma. Dai 40 metri ci pensa l'ex Renate e su Tirol Francesco Galuppini. Gol all'andata, gol al ritorno per l'esterno con il suo sinistro prelivato. 83esimo però, appena entrato, altra sgasata, altra accelerazione di Basic, girata di prima intenzione che vale la vittoria, che vale il ritorno al successo dopo 5 partite, dopo 4 pareggi e la disfatta interna contro la Pergolettese per una Padova sempre più convincente, per il Padova di Vincenzo Torrente. Grazie per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!